quanto è sicuro Drive, Docs, quelle robe lì, insomma? Perché tu magari scrivi l'idea del secolo e poi ti parte la paranoia che te la possono rubare, che quelli di Google ti possono osservare, spiare. Vediamo quanto è sicuro. Dai. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo della sicurezza di Google e delle sue infrastrutture, della sua suite. Iniziamo sfatando un mito. Google non origlia le conversazioni, ma bensì, tramite un processo di intelligenza artificiale, suppone ciò che può piacerti. E la cosa divertente è che gli diamo noi le cose per arrivare a capirlo, come per esempio cosa cerchiamo su Google, dove viaggiamo, con chi viaggiamo, gli eventi sul nostro calendario, i nostri contatti, i prodotti a cui siamo interessati e tante altre cose. Forniamo volentieri queste informazioni in cambio di preziosi servizi gratuiti offerti da Google, perché insomma, più utilizziamo Google, più informazioni forniamo. Anche se ora si possono eliminare con facilità grazie al GDPR. Quindi questa roba qua. Comunque, tornando a noi, Google Drive è un servizio cloud che offre 15 giga gratuitamente e puoi salvarci fondamentalmente qualsiasi cosa tu voglia. Le problematiche degli utenti e i dubbi che gli utenti si pongono partono da una stupidissima avversione per il funzionamento di Google. Proprio in genere, che Google, buh, cattivo, non dirò mai niente a Google, ha legittimi quesiti in termini di sicurezza e protezione dei dati, che quelli invece sono un attimino più ragionati e pensati. Premessa, io tendenzialmente sono un fan del cloud, quindi in questo video sto cercando di essere più oggettivo possibile e non farmi influenzare dalla mia personale visione del cloud, che è ovviamente più positiva che altro. Il cloud però ha un grandissimo problema, che gli utenti sono alla mercé degli host, dei server. Infatti, se i server smettono di funzionare per un qualsiasi motivo, anche Google Drive, non pensate che, gli utenti non possono accedere ai propri file, perché sono sui server. Diciamo che l'affidabilità può costituire il problema fondamentale per tutta questa infrastruttura. E per come è scritto Google, anche la sincronizzazione può essere un problema, visto che dipende dalla qualità della connessione dell'utente. Perché come funziona il cloud allo stato attuale? Per ogni server ci sono 4 hard disk che hanno tutti e 4 gli stessi identici dati. Così, se un hard disk si rompe, gli altri 3 mantengono il servizio attivo, giustamente. E allo stesso modo accade con i server. Per ogni dato tu hai almeno 2 server che lo contengono, che a loro volta hanno 4 hard disk, quindi, cioè, ovviamente sono tutti protetti, Quindi non hai paura di perdere i dati se si rompe il cloud. Però a questo aggiungi che sono anche su internet. Da qui si evince che nessun sistema di archiviazione basato su cloud può essere considerato totalmente sicuro al 100%. Ora, Google utilizza una crittografia molto forte durante il caricamento, il download o l'accesso ai file archiviati su Google Drive. Quindi già questo è ottimo, perché per inciso i dati archiviati ovunque, anche sul tuo computer, non sono mai sicuri al 100%. E quando vengono trasferiti su internet, la minaccia è più tangibile, perché può non essere pensata l'infrastruttura. Pensate, un hacker bravo, se riesce a entrarti nelle reti di casa, può intercettare i dati inviati dal computer se non sono ben crittografati durante il passaggio. Ed è per questo motivo che Google promuove più livelli di crittografia, soprattutto quando si spostano dati. Quindi, quando prima dicevo che Google è forte durante il trasferimento, è per evitare questa roba qui, per evitare questo problema di uno sniffamento dei dati. Altra cosa, quando un utente scrive su un documento in Drive, viene generata una altra chiave di crittografia per l'intero documento. Perché è complicato da spiegare, diciamo che Google ragiona i documenti a blocchi crittografici e ogni blocco di dati viene crittografato utilizzando una chiave diversa. Il che significa che occorreranno diversi tentativi di hackeraggio per hackerare tutti i dati di una persona. Altra cosa è che Google esegue la crittografia solo sui server, quindi le chiavi di decodifica sono di Google. Per Google stessa. Diciamo che questa cosa può aver senso, però
sentendo gli esperti di sicurezza, sarebbe buona norma crittografare anche i dati per conto tuo. Cioè tu, sì, puoi mettere i dati su Google, ma dovresti usare software terzi dei quali tu hai la chiave, per poter essere ancora più sicuro che non siano vulnerabili. Se le chiavi di crittografia sono con te, un hacker che viola i server di Google non sarà in grado di leggere i dati, perché non avrà accesso alle chiavi. In altre parole, invece di consegnare a Google i tuoi dati non elaborati e poi preoccuparti di quanto sia sicuro Google Drive, stai consegnando a Google una cassaforte già bloccata. Potremmo dire che la privacy dipende da te, potremmo dirlo, perché comunque aziende grosse come queste non possono sopravvivere senza i nostri dati, perché il modello di business si basa esattamente su questa roba qui. Però non è così semplice, cioè sta tutto alla tua sensibilità utilizzare alternative che traccino meno, Se sei veramente interessato, allora magari invece di usare Google potresti usare DuckDuckGo, invece di usare Chrome potresti usare Mozilla, o magari invece di usare Google Drive potresti usare Dropbox, ma in questo caso siamo sempre lì, siamo sempre da capo. Dropbox è sicuro, facciamoci un'altra puntata sopra. Se tenete veramente tanto ai vostri dati e avete veramente paura che questi possano essere persi, mangiati da Google o rubati da un hacker, consiglio di fare un backup di quello che hai sul cloud su un tuo hard disk esterno, così almeno sei sicuro che quello ce l'hai tu e nessun cloud te lo può rubare. Se il cloud va giù, tu sei sicuro di aver tutto. Poi, personalmente parlando, proprio uscendo dall'ambito tecnico, secondo me se non hai cose segretissime, tipo conti bancari, PIN da nascondere, io ti consiglierei di usare i documenti di Google, perché comunque hanno un livello di crittografia abbastanza alto, come anche a livello di sicurezza. Però non è che Google è nato ieri, comunque è un'infrastruttura che supporta l'end-to-end. Non temere se ti preoccupa il transito. Su poi la crittografia sui loro server funziona appunto a blocchi. Ogni blocco è una chiave diversa, quindi insomma anche lì. Cioè io personalmente uso Google proprio per scrivere i miei podcast oppure per salvarmi la fotocopia della carta d'identità, e non posso dire altro che magari poi gli hacker in ascolto mi rubano le cose. Quindi alla domanda se Google è sicuro, la risposta è tendenzialmente sì, ma sappiate che c'è un altro tema da non sottovalutare, che però è un discorso a parte. Affidarsi a un'azienda privata, ma è un discorso ideologico e fondamentalmente con la sicurezza c'entra poco, perché tu dici io mi affido a Google, ma mi affido interamente a Google, quindi io mi affido a un'azienda terza. Poi vabbè, io sto registrando questo podcast giovedì sera, appena successo il casino di Twitter, quindi chissà, magari mentre state ascoltando probabilmente sarà cambiato qualcosa, sarà uscita fuori qualche altra notizia, non lo so, quindi non dico nulla. Però appunto il tema è affidarsi a un'azienda privata. Ormai funziona così, quindi non si può far nulla. C'è chi dice nei tecnici proprio di diversificare, di non lasciare tutto a Google, bla bla bla, però qualcuno deve lasciare le cose. Almeno Google ti mette nero su bianco come gestisce la crittografia. Comunque, io vi saluto, questo era quello che avevo da dirvi per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta, nel caso vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, condividerla e di seguirmi sui vari social se siete interessati a qualche altro progetto collaterale, oltre Occhio al Mondo, dove parlo di tecnologia. Quindi, ciao, ci si becca mercoledì. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.